Bentrovati amici di Live Social, riprendiamo le interviste, le chiacchierate e ci immergiamo nello favoloso mondo degli amici a quattro zampe e forse anche del migliore amico dell'uomo, perché no, insomma, per qualcuno lo è. Sto parlando ovviamente del cane, il cane che è compagno di vita, compagno di avventure e anche compagno nella crescita e nel percorso dell'evoluzione con l'uomo. C'è chi si intende di cani in maniera particolare, ovviamente sono persone qualificate del settore, sono educatori cinofili che migliorano la relazione con il nostro amico a quattro zampe. Proprio per questo voglio dare il benvenuto alla mia ospite. Io sono Valentina, questa è Radio News 24 e il programma ovviamente è Live Social. Seguitelo anche su Facebook. Ciao a Diana Panzetti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ben trovata a Live Social, benvenuta. Grazie, grazie mille per avermi contattato. Oh, grazie a te per essere qui con noi. Allora, intanto è un piacere parlare con te di educazione cinofila e di cani, perché insomma sono un'appassionata anche io, devi sapere, cara Diana, e ti chiedo subito da dove ci chiami e soprattutto insomma come si chiama il tuo centro, se hai un centro o se comunque fai lezioni a domicilio, raccontaci. Sì, allora io so appunto, sono Diana Panzetti, sono responsabile cinofilo del centro Crazy Dogs, associazione sportiva dilettantistica. Oh, bene, bene, bene. Ecco. Fantastico. Ci troviamo a Lurate Castivio, che rimane in provincia di Como. Sì. E appunto nel nostro centro ci occupiamo di tutto quello che sono le attività cinofile inerenti appunto ai nostri amici a quattro zampe. Oh, allora qual è il tuo approccio, Diana? Perché insomma ci sono numerose scuole, numerosi approcci, tu come ti relazioni con cani e proprietari? Allora sicuramente partiamo dall'approccio relazionistico appunto con il nostro amico a quattro zampe. L'approccio è con il metodo positivo, ovviamente. Sì. E ci occupiamo appunto di insegnare ai nostri amici a quattro zampe con il rinforzo. Oh, il rinforzo, quindi il famoso premietto o carezza, insomma, o comunque quello che può essere una gratificazione, giusto? Esatto, esatto. Bene. Esatto. Poi allora diciamo che ovviamente questo non vuol dire che non esiste dire al cane che non deve fare una cosa, certo, piuttosto che appunto fermarlo se sta sbagliando, eccetera. Certo. Però sicuramente ecco, la cosa migliore per insegnargli è proprio quella di fargli capire cosa stiamo chiedendo. Bene. Senza appunto rimproverarlo, pronti via, eccetera. Ok, questa quindi diciamo prediligere un'educazione improntata sul indicare al cane cosa è giusto piuttosto che sul cosa è sbagliato. Esatto, 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 assolutamente sì, assolutamente sì. Fantastico. Senti Diana, a Crazy Dog, tu insomma... Crazy Dogs, plurale, giustamente sono tanti cani che vengono da voi. Quali attività praticate? L'educazione di base, le puppy class, quali sono un po' i vostri servizi? Sì, allora noi partiamo appunto dalle puppy class per i cuccioli, okay, fino ad arrivare a quello che poi sono gli sport per i cani adulti. Oh, quindi sport cinofili. Sì. Esatto, esatto. Partiamo dal cucciolo, invitiamo le persone a venire quando hanno il cucciolo dai due mesi e mezzo, sì, fino a poi appunto andare avanti per poi portarli a fare qualche disciplina sportiva. Oh, benissimo. E quali sono queste discipline che praticate? Allora, le nostre discipline importanti sono l'obedience e la rally obedience. Ah, la rally, ok, quindi diciamo quella un po' più amatoriale, diciamo, tra virgolette, perché poi non è così, perché alla fine si fanno le gare anche lì, se si vuole. Esatto, anzi c'è tantissima gente e soprattutto è un po' la portata, diciamo, di tutti, ecco. Non c'è bisogno di avere dei posti dove allenare i cani enormi, non c'è bisogno di avere delle attrezzature specifiche, okay, soprattutto appunto in questo momento ci si può allenare tranquillamente anche in casa. Benissimo. Si possono mettere giù i cartelli in casa, ci si può tranquillamente appunto allenare ovunque, diciamo. Benissimo, benissimo, mi sembra insomma molto interessante. Allora, cara la mia ospite, cara la mia Diana, io vorrei dare i tuoi contatti per permettere ai nostri ascoltatori intanto di insomma magari chiederti qualcosa online adesso che è possibile farlo solo così, ma poi magari venire direttamente al centro proprio per iniziare un bel percorso con voi. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro appunto noi abbiamo lanciato una campagna sulla nostra pagina Facebook, sì,
dove chiedo a tutti i miei allievi di pubblicare delle foto dei loro cani in casa con l'hashtag appunto io resto a casa. Ah, benissimo, allora sarà sicuramente fatto da tutti i nostri ascoltatori. E a proposito di questo, vado a dare la pagina di Facebook che è appunto Crazy Dogs plurale ASD Centro Cinofilo. Vi ricordo anche Instagram, tutto attaccato, Crazy Dogs ASD. E poi c'è anche, se volete, insomma, un'email per le comunicazioni un pochino più lunghe, vado con diana.panzetti@gmail.com. Diana, io ti ringrazio di essere stata con me e ti auguro ovviamente buon proseguimento. Grazie mille, buon proseguimento anche a voi e vi aspetto. Ciao, ciao Diana. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Amici di Live Social, tantissime altre interviste e storie.